Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e oggi ragazzi voglio farvi un video tutorial molto breve, molto dettagliato su come poter avere due account contemporaneamente dello stesso gioco sullo stesso dispositivo. Quindi se voi avete un gioco, ad esempio Clash Royale, e volete avere due profili senza dover switchare ogni volta dall'account principale, adesso vi spiego nel dettaglio come fare. Direi ragazzi che la prima cosa importantissima da fare è lasciare un bel like se vi piace il tutorial, se vi piacerà il tutorial, ve lo garantisco. Se vi piace il canale lasciate, mi raccomando, un bel like e iscrivetevi se ancora non lo avete fatto. No, scherzando, no, non sto scherzando, fatelo, fatelo. Allora andiamo subito in Google ragazzi, andiamo subito nel nostro, nella nostra bellissima home page di Google. E come vedete, aspetta che non sto catturando il mouse, volevo essere un po' più chiaro. Sì, no, in realtà lo sto catturando, come vedete non si vede il mouse, fa niente. Andiamo a cliccare su Gmail. Quindi da Gmail si apriranno tutti gli account che abbiamo di già. Noi dovremo cliccare su utilizza un altro account, quindi stiamo andando a creare un nuovo indirizzo mail. Ci darà come si dice, un suggerimento, a noi non interessa. Clicchiamo su altre opzioni dove si apre una piccola finestra e dobbiamo cliccare su crea un account. In questo modo noi andiamo nella pagina principale di Gmail dove possiamo creare un nuovo account. Mettiamo un nome e un cognome che potrebbe essere Mario Giallo, così proprio Mario Giallo. Scegli il tuo nome utente e lo chiamiamo Clash Royale di Mario, così @gmail.com. Gli andiamo a mettere una password che solo noi ovviamente dobbiamo conoscere, e poi data di nascita, mettiamo 12 giugno 1980, selezioniamo il sesso e mettiamo un numero di cellulare, se volete mettete il vostro, altrimenti ne mettete uno fittizio. Io metto 34000099876, così. Allora, il tuo indirizzo mail attuale, no, paese Italia. Clicchiamo su passaggio successivo. Si apre questa finestra dove ci deve far accettare la privacy e i termini per l'utilizzo dei dati. Noi andiamo fino in basso, accettiamo e come vedete ragazzi, di qua è stato creato un nuovo indirizzo mail. Lui ci dice: vuoi che Google Smart Lock salvi la password per questo sito? Sì, perché no? E se noi clicchiamo abbiamo Clash Royale di Mario @gmail.com. creare un nuovo indirizzo mail ci serve poi qualora dovessimo associare un account. Adesso ragazzi dobbiamo spostarci sul nostro dispositivo, quindi siamo adesso sul nostro cellulare con io sto parlando del mio, il mio è un Huawei, molto Huawei, molto tranquillo, molto semplice. Andiamo a fare una cosa: dobbiamo andare nel Play Store, quindi molto semplicemente lo sapete meglio di me come si fa ad andare nel Play Store, e dove c'è Google Play cerchiamo Parallel Space. Parallel Space, come vedete ragazzi si apre questa pagina dedicata al programma che io ho già installato, quindi mi dice apri. A voi dirà ovviamente installa, è molto leggero, pesa 6 mega. Una volta che lo avremo installato sul dispositivo avremo nella home page principale del nostro dispositivo l'icona che è quella che adesso vi sto per spostare in modo che la vedete. Eccola qua, questa è l'icona di Parallel Space con una P formata come vedete da delle fascette. Andiamo a cliccare su Parallel Space, si apre come vedete la pagina principale dell'applicazione e l'applicazione già ci dice che sa che vogliamo clonare un'altra applicazione già presente nel nostro dispositivo. Vi consiglio sicuramente di togliere la spunta, come vedete ci sono delle V azzurre, qua c'è già suggerito WhatsApp,
Instagram, andiamo a toglierla, andiamo a togliere anche Gmail e YouTube, lasciamo momentaneamente Clash Royale, perché è quella, facciamo un esempio con Clash Royale. Lui ci dice, come vedete nel tastino qua, aggiungi a Parallel Space e tra parentesi c'è il numero di applicazioni che sta per andare a clonare, noi abbiamo Clash Royale con la spunta, andiamo a cliccare aggiungi a Parallel Space. In questo modo lui, come vedete, ha già creato un'applicazione clonata. Noi poi possiamo andare a cliccare su clonare app, come vedete possiamo andare a togliere la spunta su WhatsApp, su Instagram come poco fa detto, su YouTube, su Gmail, e se volessimo ad esempio possiamo andare ad aggiungere What the Hen, quindi cliccando ancora ad aggiungi a Parallel Space lui ha clonato anche What the Hen. E adesso voi dite come funziona? Allora, adesso io esco da Parallel Space in modo che vi faccio capire. Per andare ad aprire un'applicazione clonata dobbiamo ricliccare su Parallel Space, riaspettare un secondo che lui apra la sua schermata principale e come vedete appare questa, questo smart lock che non ci interessa, in realtà lo andiamo a chiudere. Abbiamo là in alto le due applicazioni clonate. Quindi se noi ad esempio clicchiamo su Clash Royale, lui ci dice partendo Clash Royale, gli diamo qualche istante e come vedete si sta avviando Google Play Service, tutte le sue cose. Ecco qua ragazzi che si apre Clash Royale clonato. Quindi vediamo un attimino se possiamo inserire di già il nostro... Beh, non abbiamo ancora creato nulla, ma lui dovrebbe partire tutto dall'inizio. Vediamo se ho ragione, fa l'aggiornamento come dovrebbe fare qualora stessimo installando Clash Royale dall'inizio. Gli lasciamo i suoi attimi di, come dire... Gli lasciamo i suoi attimi di caricamento, aspettiamo ancora un secondo, 82-83%, voi non vedete la percentuale perché ho croppato leggermente in basso per farvi vedere, e come vedete ricominciamo il nostro Clash Royale dall'inizio, potendo poi decidere appunto di andare ad inserire tutto il nostro nuovo profilo qualora ne avessimo uno. Bene ragazzi, io direi che il tutorial può essere considerato chiuso, possiamo essere soddisfatti. Spero che abbiate capito benissimo come si clona un'applicazione e come si crea un nuovo indirizzo mail. Io vi ricordo ragazzi di lasciare un bel like se vi è piaciuto questo tutorial, spero che lo abbiate trovato utile e spero che lo userete in tutte le vostre applicazioni. Noi ci vediamo nel prossimo video, ciao!